Lui era il mio compagno di classe in conservatorio di contrabbasso, era più piccolo di me, gli statuti già esistevano. Io non volevo più suonare il basso e volevo soltanto cantare. C'era bisogno del bassista e quindi si è proposto, lui si è proposto Cico e gli è venuto a suonare con noi, ma lui è entrato prima a frequentare la piazza normalmente come gli altri moto, poi si è messo anche a suonare. Ha suonato per noi, con noi circa un anno e mezzo. Poi ho iniziato ad appassionarsi più al jazz, a queste cose qua, poi invece è nato nell'ambito della musica classica. Sicuramente il più grande musicista vivente, purtroppo non lo più, contemporaneo, indubbiamente. Appunto, lui aveva lasciato poi il gruppo perché aveva altre idee sulla musica e ha Sì, lui continuato con. aveva, sì, no, sì, era, ricordavamo che lui faceva veramente questo basso, faceva parti melodiche, faceva delle cose, strafaceva, no? Lui ha sempre detto che gli reprovavamo il fatto che facesse troppe note. Voleva durante le esibizioni forse fare qualcosa in più, no? Rispetto al ritmo dello ska, proprio perché gli veniva spontaneo questo. Sì, era molto creativo, veramente. Però anche quando ha lasciato il gruppo, voi siete sempre rimasti amici, andava anche spesso a Piazza Statuto, che è la piazza dei mod. Quando non era via per motivi artistici, eccetera, è sempre venuto fino all'ultimo, fino ancora a qualche mese fa. Lui quando veniva a Torino veniva sempre in piazza il sabato, è sempre stato uno di noi, veramente un ottimo rapporto, non ha mai rinnegato questa sua appartenenza. Tu hai un ricordo in particolare che ti va di lasciare anche ai nostri ascoltatori? Lui ha patito molto il fatto di non poter continuare a suonare, andare in giro, esibirsi e fare questa cosa. E il mese scorso, io, per tutti i vari motivi causati da questa epidemia, io ero molto preoccupato, ero molto triste. E lui mi ha telefonato un giorno sì, un giorno no, ed è sempre stato lui a comunque tenermi su di morale e tutto quanto. Lui non ha mai fatto. Nonostante la sua situazione, adesso come anche prima, non hanno fatto mai discorsi del tipo se un giorno non ci sarò più, cioè lui non, no, abbiamo sempre parlato di cose future, abbiamo sempre parlato di futuro, ci ha sempre visto avanti, non ha mai messo in discussione il fatto che un giorno questa sua malattia eccetera potessero portarcelo via. E questo è una forza, sempre una forza di personalità incredibile, proprio veramente. E ho detto, ma ti ho visto triste, perché ho visto l'intervista alla Rai News, ho detto, ho visto un po' triste, un po' patito, ho visto un brutto colore. E io mi ho detto, no, no, ma perché quando ho visto la mia orchestra mi sono commosso, stai tranquillo. Vabbè, è così. E dopo, ieri non ci hanno sentiti e oggi è arrivata la notizia. Secondo te perché la gente è rimasta incantata anche dalla sua esibizione a Sanremo, no? Che è comunque un pubblico più popolare, però anche in altre occasioni. Che cosa aveva in più Ezio Bosso che proprio faceva incantare il pubblico? La sua serenità dal punto di vista dell'approccio verso gli altri e il suo amore totale verso la musica. Lui negli anni è cambiato molto, con la malattia è cambiato in meglio, è diventato veramente maturo, aveva un sacco di conoscenze, sapeva sempre trovare il modo per parlare, per incoraggiare, per descrivere. Per lui con la musica veramente c'è gente che la musica classica non l'ha mai seguita, poi ce ne sono tanti, e lui è riuscito comunque ad avvicinare, almeno a creare curiosità verso quella che è chiamata musica colta, ma è musica altrettanto popolare, come altri non sono riusciti a fare, ma non l'ha fatto di proposito, l'ha fatto in maniera istintiva, e soprattutto la sua persona a permettere questo.